Domenica 2 ottobre 2022. Oh, stiamo a Marcellina. Vedete il paese di Marcellina? Dobbiamo fare la traversata. Marcellina, allora. Traversata da Marcellina a Palombara Sabina, passando per la Scalpellata, Monte Gennaro e il sentiero dei 32 tornanti. Poi sbucamo sulla piazza di Palombara. Quindi traversata. Sono circa sopra i 1000 metri di dislivello. I minimali saranno tutti qua, sulla via della Scalpellata. Se parte da Marcellina, che è circa 260 metri, si arriva a 1271. Quindi c'è bisogno di andare su Gran Sasso per fare 1000 metri. Basta pure qui sui Monti Lucretri. Ecco lassù, la Scalpellata passa in mezzo a quella gola. Dentro quella gola passa la Scalpellata. Adesso andiamo a prendere il sentiero, eh? A fra poco. Fammi vedere l'asfaltata. Girate qui. Questa stradina è sterrata qui, dove c'è sto popò di munnezza. Ecco, adesso veniamo questa serata e piano piano ci porta sopra. Piano piano è modo di dire, perché è una bella salita. Comunque andiamo avanti così, via. Ok, arriviamo a questo bio. Vedete il pandino 4x4 come sale? Quello va dato per tutta la macchina, secondo me la più azzeccata mai, la più riuscita della Fiat. Una bestia qua la macchina, e poi le trovate solo nei paesetti, perché tutte su queste strade sterrate si va solo la 4x4 dalla Panda. Comunque noi continuiamo ad andare dritti e continuiamo a salire verso il sentiero della Scalpellata. Adesso il sentiero si è cominciato a restringere, vedete, da sterrata comincia a diventare sentiero piano piano fino a che non entra nel bosco. Ok, qui siamo alla Caprareccia. Non si legge bene, ma è 330 metri, non si riesce a leggere bene, vabbè. 2,30 per Monte Gennaro, dritti. Questo invece, se non mi sbaglio, è qui che c'è sta un bel fontanile, o una cosa un'altra più avanti, non mi ricordo. Però comunque noi dobbiamo proseguire dentro la valle. Va bene, ecco Marcellina. No, sempre così, sì. Sa c'è sta attivo lì là dietro. Ah, infatti ecco laggiù, vedi? Il donnello raso? Laggiù, la casa laggiù. C'è il Monte Cadillo. Ormai la strada è diventata una mulattiera. Sta salendo sempre più ripido. Qui c'è un fontanile asciutto. Vedete? Qua non vi faccio vedere, non c'è acqua, non c'è niente. Mondezza tanta, quanta ne volete? Ma adesso siamo quasi arrivati, ma manca pochissimo, a un cancello. Da lì si entra nel bosco e sale sempre ripido, un po' più, ma meno ripido, però sale a svolte. Se vuol dire che abbiamo un po' di fiato. Sì, ed eccoci qua, siamo al cancello. Si prega di chiudere il cancello, come si dice il proverbio, è l'ultimo. Io non voglio essere ultimo. Non voglio chiudere, si entra, poi richiudere, perché dentro ci sono le bestie, ci sono le mucche, se no escono fuori. Guarda qui, è scritto trail, il trail del Monte Gennaro, vedete? C'è stato pochi giorni fa. Sì, no, così va bene. Attenzione, scusate, ma da quanto tempo esco? Da quanto tempo che mette nei corna questa? Guarda quanto c'ha grossi. È toro? È un toro, no. Guarda che... come gli pensano, guarda là, va. La moda gli vado dietro e do una schicchera, gli do. No, ti prego. Ma posso entrare? Chi c'ha coraggio a dare una schicchera al toro? Questo già mi sta a guardare brutto, figurati. Eccoci qua. Siamo sul sentiero nel bosco. E adesso questo, piano piano, ci porterà in vetta al Monte Gennaro, a 1271 metri. Ok. Sempre lungo il sentiero della Scalpellata. Un sentiero nel bosco bellissimo. Quindi... i segni ci stanno, un'unghiata, ma il sentiero è visibilissimo. Comunque ci sono tutti ometti di pietra, ogni tanto segni, ometti di pietra, ma il sentiero è sempre visibile, zighezzaghe, senza mai mollare la salita, ci sta a portare verso la sella dei Bammocci. Poi da lì c'è un bivio, a destra Valpradone, a sinistra comincia a salire verso Monte Gennaro. Ok, adesso capite, attenzione che è scivolosissimo questo, eh? Adesso capite perché viene chiamato
il sentiero della Scalpellata. Questo è il tratto che è rimasto, che si vede ancora, dove gli antichi abitanti, forse metà di Marcellina, comunque Marcellina, Valombara, venivano qua e hanno aperto questa via a forza di scalpellate, perché andavano sul pratone dove c'avevano i loro campi di raccolta. Poi c'erano anche i famosi pozzi della neve, qui dove portavano giù il ghiaccio. Infatti qui vicino c'è Via della Neve, anche se i pozzi più grandi stavano sul Pellecchia. Comunque anche qui c'erano i pozzi della neve. E la via è tutta scarpellata a mano questa, vedete? E questo, da qui prende il nome Via della Scalpellata. Questo, che vedete lì quella roccia, è il Crestone di Rapelone. Siamo già a una quota di 1000 metri. Sì, ok, panorama sulla valle, spettacolo. Stavamo laggiù, il bar è con laggiù, guarda dove stavamo là sotto. Questo è il Monte Alucci, Monte Alucci, ed è qua il Crestone di Rapelone. Guarda, è bella la cresta del Rapelone, poi c'è solo un pezzo. E poi questo è il panorama su Roma. Io non riconosco che questo è Montecelio. Comunque Marcellina sta qui dietro, sta qui dietro. San Polo sta qui dietro. Non è che Palombara? No, Palombara sta di là, Palombara sta di là. Quello è Montecelio, quell'altro paese, come si chiama? Sant'Angelo. Sant'Angelo, Sant'Angelo o Montecelio? Sant'Angelo c'ha i cavi, c'ha i cavi intorno, perciò non è Sant'Angelo. Ok signori, allora, siamo arrivati alla sella dei Bammocci. Allora, da qui adesso noi prendiamo a sinistra, sopra, cominciamo a salire verso la avete il Monte Gennaro, è qui, la calla, vedi, sei pure la croce. Questo, se invece voi prendete questo qui a destra, questo porta al Pratone. E qui, qui verso il Pratone trovate i famosi alberi secolari. E le famose querce secolare, ma comunque ne troviamo una adesso che è, secondo me, la più grossa dei Monti Lucretili. Poi ci arriviamo piano piano, è enorme. Guardate che bello il crestone, crestone e vetta del Monte Gennaro. Bene, sto sentiero qua, questa è la sella dei Bammocci, se sono fregati al cartello. Eccoci qua, siamo usciti fuori, anche se ora rientriamo un pezzetto nel bosco fino a poi a beccare la salita finale, quella tutta rocciosa. Ora andiamo alla famosa quercia gigante. Mi sa che in 5 non mi ricordo, ma in 5 ne fama a bracciarla. Questo è il Monte Alucci, e più a sinistra c'è il Colle del Tesoro. Sì, da qui si vede San Pietro, voglia. Come dicono gli abruzzesi, si vede San Pietro e Peola. San Pietro e Peola. Chi là? Quella è la vetta del Monte Gennaro, vedi? L'ultimo pezzo è tutto roccioso. Oh, alla fine abbiamo capito, questo è il Montecelio. Giù in fondo è Roma e giù in fondo giù c'è il mare. Nelle giornate quelle pulite pulite siete perfettamente il mare, vedi proprio il sole che risplende sull'acqua. Ed eccoci arrivati al faggio gigante, guardate che roba, 1, 2, 3. Allora mo io giro intorno, questo video qui durerà circa 7-8 minuti, il tempo di fargli il giro, per tempo di fargli il giro intorno, va. È enorme proprio. Per abbracciarlo non ci bastiamo noi 5, ma no, tu non vedi lì davanti, e qui da vedere quanto è largo. È enorme proprio, ma poi guardate che spettacolo, è bellissimo. Questo, se non è l'albero più grosso di tutti i Monti Lucretili, poco ci manca, perché altri grossi, ma non credo come questi, si trovano sotto il Pratone, il sentiero che va al Pratone. Enorme, enorme, enorme. Stupendo. Allora, guardate qua, ci sono venute 4 persone per abbracciare quest'albero, è proprio pelo pelo, guarda, si tengono qui proprio, non mollate la presa, guarda qui dove sta, no, qui non vedo occhiate però, devi allungare, ecco così, allunga, voglio vedere, perfetto, ci sono venute 4 persone, perfetto, sì, leggermente più piccolo, secondo, sì, basta misurarlo facendo il giro intorno all'albero, secondo faggio gigante, appena più piccoletto, ma appena, è enorme pure questo. Questo 4 persone lo girano intorno perfettamente, ma proprio de poco comunque. Riprovate un po', prima i 4 persone proprio al limite stavate, vediamo sta botta, vediamo. Certo, la circonferenza di questa è appena appena più piccola. Ce la fate. Oh. Sì, bene. Questo, ma comunque è di poco, perché state comunque con le braccia belle tese, via, va bene, bella bestiola pure questa, dai. Ok, stupendo. Ed eccoci qua, siamo fuori dal bosco,
sentiero roccioso finale che porta sulla vetta del Monte Gennaro, gli ultimi 170 metri di dislivello. Spettacolo. Adesso più si sale, poi cominciamo a vedere tutto il panorama. E poi raggiungiamo la Croce del Gennaro. Ormai dovrebbe sbucare fuori la Croce del Monte Gennaro. Ecco il famoso pratone, va, del Gennaro. Guarda che spettacolo, il Monte Guardia, il Monte Campidello, questo è il Monte Morra, quello è il Guadagnolo, i Prenestini, quello è il Pellecchia. Vitto il Monte di Pellecchia e Colli, da fronte a te. Ok, ormai ci siamo alla salita finale, questa, E guardi, ecco lì, l'ho detto prima, dove vedi quel prato là, vedi? Quel praticello là, quello è l'ultimo pezzetto che porta sulla vetta del Monte Guardia. E questa qui è la cresta qui, e se vedete qui, se vedete poco, è la cresta, questa è la cresta degli asini. Questa qui che si vede poco, ma si vede meglio mo che salimo sopra, che sei tutta aperta e poi. E voilà, dopo sti 1000 metri siamo arrivati sulla vetta del Monte Gennaro. Per me, Gennarino, per me comunque è la 29ª volta che vengo sulla vetta del Gennaro, la montagna dei Romani. Eccolo qua, vetta del Monte Gennaro. E va, guardate che panorama a 360 gradi da qua c'è. Monte Flavio, stavamo a mangiare l'altra sera, guarda, stavamo a mangiare ieri, vedi lì Monte Flavio? Spettacolo, guarda il pratone. Che vai, piani arti? Eccola qua, va, Fabio in vetta. Vai, 1, 2, 3, ole. E vai. Yuhu! Oh, si è aperta la baia, dove fa una birra? È un 360 da vetta del Monte Gennaro. Guarda, è bello il pratone. Poi vi faccio vedere una cosa, siccome in ogni vetta c'è la scatoletta, diciamo, con l'agenda di vetta, dove uno può lasciare scritto un pensiero. Vedete, eccola qua. Allora, noi l'apriamo. Allora, non c'è sta più l'agenda dentro, però ci hanno lasciato sto biglietto di noi che c'è scritto, vediamo che ci hanno scritto un attimo. Allora, agenda, non riesco a tenerla aperta, agenda tolta, così la smettete di scrivere frasi becere, andatevi una ostia turbaianica, quello è il vostro posto. C'era l'agenda, l'hanno levata perché la gente perché la gente ci scrive le stronzate, devo dire ci hanno scritto qua, visto che c'erano più l'agenda hanno scritto qua le stronzate. Vedi, infatti questa è da Castelnuovo di Porto, Maglia, quest'altro che dice Giulia, beh, insomma, hanno torta l'agenda, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Ok, scendiamo, adesso scendiamo, prendiamo quest'altro sentiero, che è il sentiero dei 32 tornanti, passiamo lì alla baita. Alla baita, se è aperta, se famo una birra, tanto stiamo in discesa, che cavolo ci frega. Quella è la torretta Cruciani del Monte Morrone della Croce, che ci arriva fino proprio al sentiero, che sta proprio sopra a Palombara. Vabbè, guardate che panorama, oh, tiè, che cavolo volete più. Quella è Marcellina, passa e cammina. Eccola qua, la facile discesa dal Monte Gennaro. Nonostante le migliaia e migliaia di rocce, c'è una specie di sentierino pure segnato, vedete? Questo è, possiamo dire che il crestone di Rapelone sta un po' più sotto di là. Comunque ma andiamo lì perché io devo studiare dall'alto come arrivare all'eremo del Ghiavaccio, perché l'ho provato da sotto, ho fatto un culo come il secchio e non sono riuscito a raggiungerlo. Allora voglio vedere se ci riesco da sopra. Ok, ora ci andiamo a vedere. Ed eccoci qua sul crestone di Rapelone, dove stanno le antenne. Guardate Palombara che bella, centro tutto, centro storico di Palombara, stupendo. Dalla torretta si vede ancora meglio, sembra di starci sopra Palombara, che c'è sotto i piedi proprio. Crestone di Rapelone, e il Monte Gennaro è quello lassù. Ci sono 1, 2, 3, 4, 4 persone si vede, ma erano di più, erano 6, 7. Abbiamo incontrati. Ok, siamo su antenne, andiamo a baita che è aperta, ho sentito le persone che stanno sicuramente a mangiare, non andiamo a bere. Va. Oh, eccoci arrivati, siamo arrivati al birrificio Monte Gennaro, eccolo qua. Ah no, il rifugio Monte Gennaro, che birrificio? Baita di Monte Gennaro, rifugio Monte Gennaro, subito, ho visto il rifugio, subito la birra, pensate, che cavolo. Ci hai fatto quasi credere.
Infatti, oh, birrificio che avirai. Senta, scusi, ci fa assaggiare qualcosa? Andiamo a vedere sta baita, soprattutto andiamo a bere una birra, se ce l'hanno poi. Oh, stiamo dentro la baita del Monte Gennaro, guardate che roba, fate una bella camminata a venire qua. Comunque se volete vi portano su con la macchina, con la navetta vi portano su, se non volete camminare, se no è bello, ma fate una camminata, mangiate e riscendete a piedi. Questi sono tutti gli animali che incontrate qui sui Monti Lucretili. Vipera, lupo, faina, puzzo, lepre, donno, lariccio, tasso, guarda. E questi sono tutti i tipi di uccelli, cardellino, asso, tordella, cazza, frosone, rondone, vabbè, gruscione, scarlato. Eccolo qui, guardate che spettacolo. Quindi vi dicevo, o ci venite a piedi o a telefonate e vi vengono a prendere. Baita Monte Gennaro, aspettiamo per le Fabio. Sì, vedete questo, io me lo prendo. No, ma prendo la prossima bottiglia io, no, dai, vedi. Vabbè, comunque alla salute, vada alla salute, drin drin. Alla salute. Sì, ma è troppo. Eccola, eccola, arrivata. Eccola, tu vedi quella, mo. Io abbiamo quest'altra, ok. Ok, la scelta è stata facile. C'erano due sentieri. Uno scendeva la sterrata, ripida, 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 quella che fanno anche le navette per venire al Monte Gennaro. O questa, o il sentiero questo qua classico, che non... non c'è salitelle, ma solo una piccola discesetta, un po' sassosa, quello sì, però accorciate la cifra e arriva all'inizio dei tornanti, dove arriva anche quell'altro, ma facendo discesa ripida, salitella, discesa, salitella. No, no, abbiamo scelto questo qui che almeno, oltre che passa nel bosco, è più bello, e è più corto e non c'è salite. Andiamo, va, soprattutto dopo aver bevuto la birra. Certo, passando per questo sentiero è molto molto più bello, è panoramico. Guardate in mezzo agli alberi, lassù e calla, si vede sia croce che torretta. Vedi la vetta del Monte Gennaro, è calla la croce. Si vede sia la croce che la torretta. Qui si vede un pezzo di cresta degli asini. E poi si vede tutta la cresta del Pellecchia. E questa moce porta al bivio tra i 32 tornanti e la strada che poi porta alla Torre Crescenzi, che poi sarebbe il Monte Morrone della Croce, che è un 1050 metri. Poi arrivati a quel bio decidiamo se andare sulla Torre Crescenzi o no. Tu ci vuoi andare? Che c'è sta? Ah, sono scherzato. Ma io posso credere, è Cruciani! C'hai ragione te, ma me sono sbagliato io. Comunque questo montorazzo che vedete qui, sotto qui, è il Colle Rotondo. Vabbè, è un po' sassoso sto sentiero, però è bellissimo. Ma guardate, guardate dalle mie spalle che c'è, eh? Panorama stupendo. Con Fabia che scende... Marco, eccolo lì, e là, Torretta Cruciani, che spettacolo, Monte Morrone della Croce, 1050 metri, quello giù è il Soratte, poi dietro c'è il Monte Cimino, lì ci sono i Monti Sabini, quello è il Monte degli Elci, questo è il Monte Matano, quello è Morricone, quello è Monte Libretti, quindi laggiù è Sant'Oreste, perché il Sant'Oreste, vedete, sulla cresta a mezza costa sul Soratte, poi c'è Civita Castellana, ecco laggiù, io abito laggiù ormai. E piangi ancora di che abito là, capito? Io ho sempre detto abito a Roma, quando si vede a Roma, abito a Roma! Ora devo dirti, te devo pure indicando sta Civita Castellana, ecco laggiù! Beh, oh. Porca miseria, vabbè, ora andiamo qui sulla Torretta Crescenzi, se me va, mica è detto! Sì, c'è una serrata che te ci porta, comunque raga, 10 minuti e... Sì, 10 minuti e siamo alla Torretta Cruciani, Monte Morrone della Croce, 1050 metri, poi torniamo indietro e prendiamo questo sentiero qui, vedete? Convento di San Nicola, Palombara, 9:30. Questi sono i famosi 32 tornanti. Quelle sono le antenne, stavamo noi su adesso alla baia di Monte Gennaro e noi veniamo da qua, infatti vedete Marco e Fabia che stanno a scendere da qui, quindi scesi da lì, andiamo di qua, poi torniamo indietro e scendiamo da qua. Ok? A frappè. Ok ragazzuoli, sì, siamo sul Monte Morrone della Croce, sotto la Torretta Cruciani. Adesso aspettiamo qui che c'è Fabia, c'è San Selfie, ecco. Facciamo un selfie con Marco. Allora girate, ecco Marco c'è far selfie, io lo riprendo mentre c'è far selfie, vedi? Ok, siamo scesi da lassù, quello è il Monte Gennaro, si vede ancora la croce che ha la torretta, un pezzetto si vede, quelle sono le antenne della baita e questa è la Torretta Cruciani, questa torretta qui ce ne sta una uguale, identica, a San, si chiama lì sotto al Monte Circeo, a Torre Paola, ed è identica, dicono che sia dello stesso proprietario.
Comunque da qua sopra c'è un panorama sul Palombara Sabina, raga, che voti a fa, spettacolare. Vi faccio vedere, loro sono entrati dalla parte di sotto, ci stava il forno, tutto quanto. Io vi faccio vedere il panorama sul Palombara Sabina, qualcosa di straordinario. Un attimo, siamo per uscire fuori. Eccoli qui tutti sul pano, tutti sulla terrazza panoramica stanno. Ok. Ok, inizia la discesa dei 32 tornanti, Palombara 9:30, convento San Nicola 50. Pare che passiamo davanti al convento, ai ruderi del convento di San Nicola, ma non vi, faccio vedere perché sono chiusi. Non so i ruderi, perché hanno tutto il restaurato, cioè sono stati. Sì, ma il Bella Vera Chiesa di San Nicola è un rudere. Ah, sì. E hanno restaurato intorno lì quella specie di chiesetta, quello che sia, però sì. Il rudere vecchio, la vecchia cosa di San Nicola è un rudere. Sì. Ok. Iniziano i 32 tornanti, questo è il primo. Auguri! Quanti so? 32 mi pare, se non mi sbaglio. Io non mi ricordo mai il numero preciso, ma mi pare 32. Poi vedremo comunque, cioè, sono numerati uno per uno. Ok ragazzuoli, inizia sta paranoia della discesa dei 32 tornanti. Ma poi ho detto, non vi ho fatto vedere il panorama di Palombara da sopra, perché c'era qua quelle persone, non mi vado a mettere persone nel video, non possono essere riprese. Come vedete siamo sui tornanti, siamo al tornante numero 23, bucio del culo, ecco qua, guarda. Ah, ragazzi, il buco io sono 32 ma sono 26, eh. Ecco qua, tornante numero 23. Pensate, devo fare ancora 23 volte su e giù, così, su e... Io non... Ni sopporto, sto sentiero, a me mi fa sbroccare, mi fa. Saliva mai in saliva. Però che fai 40, se andavi dritto per dritto era un chilometro. Facendo così, che poi c'è stanze, un tornante è un metro in lungo, un tornante è lungo 2 chilometri, una cosa spettacolare, ma allo stesso tempo paranoica. Vabbè, 23, bucio de culo. Ok, guardate che albero è venuto giù. Guardate quegli alberi che ho fatto vedere prima, questo è uno tipo di quelli, guardate che roba, enorme, enorme, mamma mia. Aveva proprio chiuso il sentiero, per fortuna hanno tagliato, qui c'hanno subito scritto sopra, i coglioni di turno. Beh, questa è legna buona, eh? Sì. Vabbè regà, me ne posso far vedere tutti i tornanti del sentiero. Se vedremo all'uscita del sto sentiero, tra circa 30 minuti, dai. Ok, dovete far superare il cancello di legno. Questo va a Castiglione e anche a Palombara. Sì, va un po' più avanti. Sì, ma fa la diagonale fino a Castiglione, capito? Qui siamo a San Nicola, cioè qui sotto qui ci stanno i resti di San Nicola, 536 metri. Questo va alle Carbonere e alle rovine di Castiglione, poi puoi riscendere lo stesso a Palombara, ma vai a lungare una cifra. Il nostro sentiero è questo qua. Questo è il sentiero nostro. Quindi abbiamo fatto 3,4 km dei tornanti in 1 ora e 5 minuti. Buono? Eh beh, in discesa. In salita naturalmente il tempo cambia. Ecco qua, questo... è il parcheggio, se volete potete parcheggiare qua per andare a fare il Monte Gennaro dai curvoni, ma noi no, siamo parcheggiati dentro a Palombara, proprio Palombara Paese, che è quello laggiù in fondo, laggiù, ci mancherà ancora 3 chilometri, 2-3 chilometri, 30-40 minuti, vabbè dai, piano piano, prendiamo qua la strada là, sì. Ok, traversata finita, siamo a Palombara Sabina sulla piazza, eccoci qua, 14 km e mezzo, 1000 passa dislivello, 7 ore e 3 minuti, e guarda, poi siamo stati sulla torretta, là, vedete, il Monte Morrone della Croce, poi siamo stati lì sopra che è il rifugio, dietro c'è il Monte Gennaro, dall'altra parte c'è la scalpellata, siamo riusciti a quest'altra valle. Ma io sì, si poteva fare. Vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbassa Lazio. Berginetto, eh?